al fianco del presidente della federazione Gianni Petrucci e del presidente della Lega Angelo Rovati. Abbiamo una trasmissione costruita in maniera articolata e voglio intanto salutare Gianfranco Mazzoni dallo studio di Roma, tutto lo studio della TGS Rai Sport a Saxarubra e lo studio di Milano con il collega Auro Bulbarelli, con due ospiti importanti, Pierluigi Marzorati, una grande gloria del nostro basket, e Pippo Faina, che ha avuto un ruolo importante insieme a Paolo Sfriso nella crescita di un lungo che sta diventando uno dei centri protagonisti di questo europeo, ovvero Denis Marconato. Sergio Scariolo, l'arbitro Radic, croato, sta per alzare, la alza in questo momento la prima palla 2 insieme allo slovacco Kuller, dirige questo confronto tanto importante. Entriamo subito nel clima, presentiamo tatticamente questa sfida con Myers, Pittis, Fucka, Bonorai, che è il quintetto titolare in campo per gli azzurri. L'attacco della Russia, grandi percentuali da 3 punti, ottime percentuali anche da 2, e quella che forse è stata la miglior difesa dei campionati, quella italiana fino adesso, che ieri ha tenuto una squadra buona nel tiro come la squadra turca, addirittura a meno di 50 punti. È la squadra vice campione del mondo quella che affrontiamo, la Russia, una federazione nata soltanto nel 1993 dopo la disgregazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Intanto un bel gioco a 2 che permette il canestro da sotto del numero 14 Sergei Panov del CSKA di Mosca. Primi 2 punti per la Russia, primo minuto di gioco in campo per la Russia. Karasov, numero 4, numero 10 Babkov, numero 11 Mihailov, 13 Fetisov, 14 Panov. Esce dal blocco di Tangei e segna una triple subito. Carlton Myers ha ritrovato subito il tiro pesante che aveva portato l'Italia in alto nelle giornate precedenti a quella di ieri, dove è venuto meno sprecando, come abbiamo detto ieri, forse speriamo, il bonus negativo, giocando la peggiore partita di questo europeo. Carlton Myers subito protagonista, ma la risposta immediata di Panov, 4 punti su 4 dei russi, 4-3 per la Russia. Va in uno contro uno, brucia il diretto avversario e lo costringe a spendere un fallo subito, Carlton Myers. Ci sono già 2 segnali importanti che Myers è pienamente dentro la partita, ha fatto ieri una giornata, diciamo tra virgolette, di riposo, oggi è perfettamente concentrato in difesa, pronto in attacco. Viceversa Fucka è un po' distratto, ha subito un taglio dietro prima, un canestro, il suo uomo ha già fatto 4 punti, Gregor deve prendergli bene le misure perché Panov è uno dei giocatori con meno nome di questa squadra ma che possono fare più danni. 4 punti per Panov, 5 punti per Carlton Myers, una sfida nella sfida per il momento, 1 punto di vantaggio per l'Italia. La finta di Andrei Fetisov, un cambio di direzione che è una delle sue caratteristiche nell'uno contro uno. Fetisov nel 94 scelto al secondo giro del draft NBA da Boston Celtics, nel 92-93 la stampa russa lo elesse MVP del campionato, ha avuto un passaggio in Spagna non felicissimo e poi ha firmato nell'ultima stagione in bianco gratis per la Dinamo Mosca per tornare grande in patria dopo l'esperienza al Valladolid. In attacco l'Italia, Carlton Myers, tiro sul ferro, il rimbalzo proprio di Fetisov, passaggio schiacciato impreciso, le mani rapide di Riccardo Pittis. Davide Bonora dalla Benetton Treviso, come Riccardo Pittis, sale in post alto Gregor Fucka. Penetra e scarica ma viene chiuso dai lunghi russi prima dello scarico su Gregor Fucka. Peccato, Italia 5, Russia 4, 2.45 di gioco nel primo tempo. Sfrutta il blocco ma tira corto Karasiov. Ancora rimbalzo in attacco, un altro rimbalzo in attacco per i russi, dobbiamo fare attenzione. Ma soprattutto, ripeto, Gregor Fucka deve stare attento a Panov, che è un giocatore pericoloso. Questo che ha tirato è Mikhailov, che gioca nel Real Madrid e che è forse uno dei migliori centri di questi europei. Il fallo della difesa azzurra, Riccardo Pittis, numero 7 azzurro, primo fallo e cambio per l'Italia. In campo subito
Giacomo Jack Galanda al posto di Gregor Fucka, che non era partito con il piede giusto in questa partita, soffrendo il diretto avversario, e in campo entra un altro giovanissimo, 22 anni, Jack Galanda, all'esordio in un campionato d'Europa. Sì, una scelta coraggiosa, ma non dimentichiamoci che Galanda era stato decisivo nella vittoria contro la Germania, con una serie di canestri importanti, e può essere l'uomo giusto per marcare uno come Pano, che gioca molto lontano da canestro e che va a rimbalzo attacco in movimento. Potrà eventualmente essere sfruttato anche per un gioco con i tre lunghi in campo, e nessuno probabilmente in Europa oggi può mettere sul parquet tre giocatori che sfiorano i 2,10 m di media, ma ovviamente dovremo fare attenzione anche alla possibilità che la Russia si metta a zona, e la zona ha creato problemi nei giorni scorsi alla nostra squadra. Stun game, post alto per Bonora. Carton Myers, il fallo del numero 10 russo, Sergei Babkov, una stella del campionato spagnolo, gioca nell'Unicaja di Malaga. Gran tiratore, micidiale. Quella di Babkov su Myers è sicuramente una marcatura a rischio per i russi, perché Babkov, per quanto abbia tante qualità, difficilmente riuscirà a fermare Carlton. Vedete anche adesso. Un buon gioco per Giacomo Galanda da Carlton Myers. Orizzontale dall'angolo il passaggio preciso, ottimo movimento di Jack Galanda. 7 Italia, 4 Russia. Russia vice campione d'Europa nel 93 a Monaco di Baviera, perdendo soltanto contro la Germania in una contestata finale. Poi vice campione del mondo dietro la seconda edizione del Dream Team americano a Toronto nell'ultima edizione dei mondiali 94. Il fallo segnato dall'arbitro slovacco Kula a Carlton Myers, che è andato a chiudere il suo avversario Babkov. Bellissimo duello, anche se, come diceva Scariolo, è un duello a rischio. I russi. Certamente Babkov potrebbe soffrire, speriamo almeno che possa essere così. Intanto Carlton Myers gli lascia qualche metro, bisogna fare attenzione a un ottimo arresto e tiro. Qui gli ruba la palla Carlton Myers, gli prende il tempo e poi lo costringe addirittura a spendere anche un fallo. Sì, 3 falli Italia, 4 ora per Bielo. Si è accorto del problema che aveva Babkov, ha fatto 2 falli subito Babkov, adesso ha messo Kudelin, che è un giocatore che ha una caratteristica, può tirare da 8-9 metri con percentuali altissime. Intanto il regista iberico ci ha riproposto, bellissima questa immagine stretta del recupero di Carlton Myers. Stangay, un ottimo movimento al post basso, ma non altrettanto felice la conclusione alzando la parabola, e Davide Bonora, battuto in velocità dalla transizione rapidissima dei nostri avversari, è costretto a spendere un fallo. Ecco l'arbitro Kull. 15 minuti 12 secondi al termine del primo tempo, Italia 7 Russia 4, semifinale del campionato d'Europa, 30ª edizione, 50 paesi collegati, oltre 900 i giornalisti accreditati da tutto il mondo, alcune decine gli emissari della NBA presenti in tribuna a seguire le gesta di questi campioni, le stelle, le nuove stelle del basket del vecchio continente. La penetrazione e lo scarico del numero 13 Fetisov per la realizzazione senza troppi problemi di Mikhail Mikhailov, 2,06 m dal Real Madrid, si adatterà a non giocare l'Eurolega. E intanto il fallo in attacco, dice l'arbitro Köhler, che era sulla baseline, sulla linea di fondo. Sì, adesso scambiamo i nostri lunghi, rientra Fucka, speriamo che abbia in panchina visto dal di fuori la partita e sia pronto ad entrare in partita. Entra Frosini, è stato uno dei nostri sicuramente migliori giocatori in questo europeo al posto di Dan Gay, che ha iniziato in maniera un pochino topicante. Dan Gay da Tallahassee, Florida, 13 stagioni in Italia dopo essere piombato a Rieti, è divenuto italiano avendo sposato Carla Eva, ragazza di Santa Maria di Leuca, però anche un piccolo Luis italiano, ed è italiano da questa stagione. 35 anni, ha promesso ai suoi genitori di spedire a casa tutte le cassette delle partite con la maglia azzurra, lui che non aveva mai potuto giocare con nessuna nazionale, ovviamente non aveva giocato con la nazionale americana. Dan Gay vuole chiudere questa esperienza in azzurro alla grande, ha promesso questo. Frosini dal post basso, un movimento splendido e un canestro che ci dice che Frosini
è in giornata anche oggi ed è una presenza importante per lei. I russi hanno una linea di attacco di due ali e un centro molto alte, superiori ai 2,5 metri tutti e tre, e sarà molto importante riuscire a tirare da fuori contro questi lunghi, perché da sotto ci saranno pochi tiri. Mihailov, gioco a due, splendido per il canestro da sotto, realizzato da Panov. Panov in gran forma, 3 su 3 da sotto per lui, 6 punti, è il migliore dei russi, ma splendido anche l'assist di Mihailov. Tiro da 3, corto, Davide Bonora, tagliati fuori per il rimbalzo lungo. I nostri centri, nuova proposizione di gioco con ritmo controllato da parte di Vasily Karasyov, giocatore dell'FS Pilsen Istanbul. Fetisov chiude il palleggio con un tiro dalla grande, lo avevamo detto in scena di presentazione, splendido tiro, Russia che va in vantaggio. 7 minuti di gioco, Russia 11 con questa bomba di Fetisov, gigante di 2,06 metri, splendido tiratore, porta in avanti la sua squadra. Attacca da sinistra verso destra l'Italia con Davide Bonora, dal taglio esce dal blocco di Frosini, Kastelmeier prende il tempo e scarica per Frosini in post basso, problemi nella ricezione, doppio palleggio, dice l'arbitro Radic che era lì a un metro, protesta Alessandro Frosini. 12 minuti 37 secondi a riposo, 2 punti di vantaggio per la Russia che ha palla in mano con la mente Vasily Karasyov. È probabilmente l'unico playmaker di ruolo che la squadra di Sergei Bielov ha, avendo rotto i rapporti Bielov con la grande mente del basket russo, 32 anni, Bazarevich. Ecco Fetisov, fa saltare il diretto avversario e poi va a concludere con quest'uno contro uno bruciante, splendido, gli applausi di Sergei Bielov e del pubblico. Queste due azioni abbiamo visto perché Fetisov andrà a provare per i professionisti di Milwaukee nella prossima settimana. Tiro da 3 punti, uno contro uno con 2 palleggi, è un giocatore di 2,06 metri che gioca con l'abilità e l'agilità di un'ala piccola. Massimo vantaggio Russia, 4 punti, fallo in difesa, dice l'arbitro Radic, e proprio Fetisov, il numero 13 che lo commette. Per Fetisov è il primo fallo, 5° fallo di squadra nel primo tempo, e time out chiesto da Ettore Messina che ovviamente cerca di spezzare il ritmo favorevole ai russi e di cambiare l'inerzia della partita. Eravamo partiti bene, poi la Russia ha preso le distanze, ha preso le misure, e con Fetisov che ha piazzato prima un siluro, poi un bel gioco a due con schiacciata finale, è avvolata al massimo vantaggio, 3-19 più 4. Per noi pochi secondi di pausa dalla regia di Roma. Centio, lo sport. La regia ci ripropone lo passaggio schiacciato con il gioco a due di Mihailov per Fetisov, e quello precedente, e poi finalmente eccolo qui annunciato in cuffia dalla regia iberica. Fetisov realizza e gode del vantaggio russo. Russia, squadra che è arrivata qui con Mihailov, che in pratica non ha giocato nessuna partita di preparazione, era assente nel test di Treviso in occasione della Summer League organizzata dalla Benetton. Mihailov è arrivato zoppicante a Girona, e però si è inserito strada facendo molto bene in un contesto che ormai conosce a memoria. Gran movimento di Gregor Fucka, dobbiamo puntare molto sul giocatore nato a Kreni, e poi però c'è un fallo con canestro di Sergei Panov. Gioco potenziale da 3. Stiamo facendo fatica sotto canestro, i nostri lunghi non sono entrati benissimo in partita, nessuno. Abbiamo subito tanti canestri da sotto, soprattutto con le ali, anche Mikhailov ha fatto un buon canestro da sotto. Dobbiamo riuscire a proteggere meglio la nostra area e a tenere botta in un confronto che comunque sapevamo poteva essere svantaggioso. 11 minuti e 30 al riposo, Italia sotto di 5, massimo vantaggio per la Russia, ma gestiamo un possesso importante con Davide Bonora. Taglia sotto uno dei giocatori più abili nei tagli, Gregor Fucka, scambia con Bonora che può tirare pesante sul ferro, ancora un errore, purtroppo l'Italia non riesce a scaldare la mano dalla grande distanza. Consentiamo questa transizione di Karasyov, penetra e scarica e poi pallone recuperato, la palla vagante molto bene da Davide Bonora che spinge la transizione italiana, un passaggio alto per Pittis,
gioca dentro stavolta e però Fucca non riesce a concludere sul passaggio di Bonora. Peccato, peccato, l'Italia non riesce a trovare il ritmo ed ecco che sta per entrare Denis Marconato. Da lui è arrivata la svolta più volte in questo europeo, abbiamo parlato già benissimo in sede di presentazione di Marconato, centrone 22enne trevigiano della Benetton, puntiamo ovviamente moltissimo su di lui anche oggi, ce n'è bisogno. Molto lontano da canestro, attenzione, prende un tiro corto stavolta Fetisov, la palla catturata stavolta, arpionata da Alessandro Frosini, poi la transizione di Bonora che scarica per Fucca, canestro valido a nostro avviso, canestro valido, vediamo quello che decidono gli arbitri, ma Radic non ha ancora detto nulla, lo dice ora, canestro valido, Köhler non aveva dubbi, dalla metà campo, canestro valido, gioco potenziale da 3 punti, ha subito fallo, dunque potrà andare in lunetta con un tiro libero aggiuntivo e c'è dunque il secondo fallo anche per Mihailov. Importante che Fucca riesca a prendere fiducia in se stesso perché con la sua agilità è un giocatore che deve stare in campo probabilmente in questa partita tantissimo, che riuscirà a marcare bene lunghi atipici come sono quelli russi e in attacco è senz'altro il nostro lungo con le migliori capacità di segnare dal suo passo e con questi tagli dentro l'area. Non riesce purtroppo il gioco da tre, in campo Denis Marconato, numero 8. In attacco la Russia con Zakhar Pashutin, è uno dei due fratelli che hanno rappresentato una delle novità, delle grandi novità del basket imposto da Sergei Bielov. Fallo in attacco, dice l'arbitro, Radic per il numero 15. Vitali Nosov, centro della Dinamo Mosca, 2-12, una classe 68 ormai di grande esperienza. Vitali Nosov, il più alto giocatore del team russo, cominciò al CSKA, poi passò in Slovenia nell'Olimpia Lubiana, Coppa Europa, 3 campionati sloveni vinti, una torre autentica del gioco di Sergei Bielov. Radic al tavolo, c'è il commissario FIBA che è l'elvetico Bern Pasteris, breve conciliabolo con i due tecnici che si avvicinano per cercare di capire cosa stia avvenendo. Bielov, dietro di lui anche Sarko Amedov e con Ettore Messina, Dino Meneghini, il team manager. C'è un problema con l'assegnazione dei falli, adesso la Russia ha abbassato il quintetto mettendo Pashkutin al posto di Fetisov, c'è un'ala piccola di 1,95-1,96 al posto di un'ala piccola di 1,06, la risposta di Messina è stata di inserire Abbio al posto di Pittis, quindi abbassando a nostra volta l'altezza media del nostro quintetto. Premiata finora per la squadra russa la grande abnegazione di Panov, grande partenza ed ora spazio anche alle seconde linee, anche se la Russia in questo campionato d'Europa ha utilizzato sì e no 8-9 giocatori, non ha la panchina lunga come quella dell'Italia che ha potuto utilizzare tutti e 12 i suoi elementi, vedremo se potrà essere un vantaggio. Siamo alla metà esatta del primo tempo, parte palla andando dentro, Gregor Fucca abbassando troppo il pallone e offrendolo su un piatto d'argento ai tentativi di recupero russi e Russia che può gestire un possesso con 3 punti di vantaggio a 9 minuti e 40 secondi. Il numero 5 della formazione russa, Igor Kudelin, attenzione ai suoi colpi di follia dalla grande distanza, eccolo qui, annunciato. Eh beh, sapevamo, questo veramente tira da lontanissimo, bisogna cercare di farlo andare a destra perché è un mancino totale come ha fatto Abbio, però purtroppo questo ha tirato contro qualunque tipo di difesa. Prova da tre e non trova nemmeno, attenzione, Marconato cerca di strappare il rimbalzo sull'errore di Fucca, peccato, non riusciamo a segnare dall'arco dei 6-25, ma non dobbiamo intestardirci in questi tentativi che stanno diventando eccessivamente sterili. In attacco la Russia con il massimo vantaggio, 6 punti, 9 minuti a riposo, sporcano la linea di passaggio verticale, ma c'è fallo, dice l'arbitro Köhler, fallo alla difesa italiana, al numero 8 Marconato, primo fallo di Marconato e cambio per Davide Bonora, entra Coldebella, vediamo se questo cambio in cabina di regia porterà qualche beneficio dopo aver portato sotto canestro insieme a Fucca Denis Marconato. Ora mettiamo in regia Claudio Coldebella, giocato nell'IK, ha fatto la finale scudetto contro l'Olympiakos nel campionato greco, attenzione Mihailov, da sotto sbaglia, gli concediamo una seconda opportunità, sbaglia per fortuna nostra e non può portare a termine eventualmente un gioco da tre. Guardate la delusione di Sergei Bielov in questa partita che potrebbe decidersi anche sul filo di lana,
ogni azione è fondamentale o può diventarlo, e quindi anche questa occasione sprecata per un gioco da tre sicuramente pesa. Però purtroppo sbaglia il primo. Purtroppo c'è stato il secondo fallo di Marconato e questo è un guaio in più per la nostra difesa. Tutte e due le squadre hanno già superato il bonus dei 7 falli, a testimonianza di una intensità, di una fisicità di gioco oggi sicuramente molto superiore a quello per esempio di ieri, quando ricordiamo l'Italia fece il 7° fallo al 20° minuto del primo tempo. Pochissimi falli nel primo e nel secondo tempo per l'Italia, migliore difesa di questo torneo, la penetrazione e lo scarico per Fosca da Carlton Myers. L'Italia deve utilizzare il penetra e scarica, deve giocare sotto, deve sfruttare i buoni movimenti in post basso di Gregor Fucka, non deve intestardirsi delle conclusioni da fuori che per il momento riescono soltanto ai nostri avversari. Dobbiamo fare attenzione, la difesa sul perimetro, attenzione a Kudalina, attenzione a Karasiok che ora penetra e va a mettere dentro in sottomano aprendosi un'autentica autostrada. Ancora 7 punti da recuperare, 8 minuti al riposo. E qui col De Bella si è lasciato battere proprio sul primo palleggio, ma non ci sono stati aiuti da parte dei lunghi. La scelta di Messina di rimettere Bonora al posto probabilmente di Col De Bella. Forza la penetrazione, ma costringe a spendere un fallo Col De Bella, il numero 15 russo. Nosov, giusta la decisione di Radic, due tiri liberi, nessun problema. Vedete che si sposta e va a chiudere l'entrata di Col De Bella. Nosov, secondo fallo personale anche per lui, e comincia a caricarsi di falli anche la squadra russa. Babkov, Mihailov e ora anche Nosov, due falli a testa. Segna il primo Claudio Col De Bella, sono importantissimi tutti i liberi. Peccato l'errore sul secondo, tagliato fuori Marconato. Mihailov, ottimo lavoro, e nuovo possesso con 6 punti di vantaggio per la Russia. Kudelin, fallo, dice l'arbitro Köll a Carlton Myers, secondo fallo per Carlton Myers, eccolo di spalle. Sì, qui è un fallo sicuramente evitabile, probabilmente poteva anche starci una decisione di 3 tiri liberi. Viceversa, gli arbitri hanno giudicato l'azione non di tiro, mi sembra che abbiano segnato solo 2 tiri liberi, ci è andata bene. Tre tiri. Ha segnato 2 prima. Kudelin mette il primo e attenzione, perché con questo gioco da 3 la Russia può andare al massimo vantaggio, lo ha già raggiunto, 7 punti. Sbaglia il secondo, può comunque andare a più 8, 23 a 16, 7 minuti e 41 per quanti si mettessero all'ascolto e in visione di Rai 2. Ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta da Barcellona a Palazzo San Jordi la semifinale del campionato d'Europa, Italia-Russia contro i vice campioni del mondo. L'Italia cerca l'impresa, un'impresa storica sarebbe, ovviamente non sarà facile. La Russia sta già mettendo una pietra sulle spalle dei giocatori italiani per cercare di rendere pesante il cammino in questo primo tempo. 7:41 è comunque ancora lunghissima, 8 punti di vantaggio e attenzione, guardate, pressione sulla rimessa dal fondo campo sul portatore di palla, che in questo caso è Carlton Myers. Buon controllo per Carlton Myers, contro di lui opera Babkov, ancora Gregor Fucka, posta alto, esce dal blocco di Fucka e tira sul ferro Alessandro Abbio. Non riescono proprio a tirare da tre, a trovare le soluzioni dall'arco, e non dobbiamo insistere. Mihailov si può recuperare anche giocando dentro. Sì, stiamo un po' affrettando i tiri, abbiamo preso tanti tiri ostacolati. E controllo e infrazione in attacco, sì. Nettissima infrazione di passi in attacco, infelice il controllo di Zakhar Pashutin, un giocatore alla piccola molto veloce che dovremo seguire con attenzione in chiave offensiva, perché ha un buon tiro anche lui, tutti buoni tiratori. Recuperiamo un po' possesso importante, 7 minuti a riposo, 8 punti da recuperare. Russia 24, Italia 16, palla in mano Italia. Abbio blocca Fucka per Carlton Myers, sta difendendo comunque benissimo la Russia, che aveva tenuto gli avversari a una media inferiore ai 67 punti. Ancora un tiro pesante, vediamo se riusciamo a strappare. No, è Mihailov, rimbalzo difensivo, ancora tagliati fuori lunghi italiani. Continuiamo a tirare dall'arco e continuiamo a sbagliare. Vediamo la statistica dell'Italia fino a questo momento nei tiri pesanti, 1 su 5, forse ce n'è anche qualcuno di più. Ottimo controllo di palla di Pashutin, poi dal posto alto dalla linea dei liberi segna
e vale due punti questo canestro di Mihailov. Time out chiesto dalla panchina azzurra, 26 Russia, 16 Italia, massimo vantaggio Russia. Ieri la Russia aveva dovuto recuperare uno svantaggio che si era fatto corposo contro la squadra di casa, la Spagna, e poi però nella ripresa con un break pazzesco era riuscita a portarsi avanti nonostante alcune opinabili decisioni degli arbitri, per poi aggiudicarsi quel quarto di finale di 3, 70-67. Russia che ora è avanti di 10 con l'Italia ed è durissima. Sì, diciamo subito una cosa, la Russia è la squadra con il maggior numero di giocatori di grande livello individuale, sia atletico che tecnico. Probabilmente non giocano tanto bene insieme, probabilmente a livello di organizzazione offensiva e difensiva non sono il massimo. Dal punto di vista del talento individuale, delle qualità individuali, sicuramente sono superiori alla nostra squadra, che viceversa cerca di sopperire con una buona organizzazione, una buona compattezza difensiva. Hai ragione secondo me a dire che stiamo cercando troppo il tiro da tre punti, soprattutto lo stiamo cercando troppo dal palleggio, cioè con l'uomo addosso. Dobbiamo costruirlo con più pazienza, con un penetra e scarica, rinunciando ai tiri con molta più ripeto pazienza di quanto non stiamo facendo fino adesso. Ancora pressione sul portatore di palla, cercano di mandare in confusione l'organizzazione del gioco italiano, e per il momento ci stanno riuscendo benissimo i russi. Ottimo lavoro difensivo premiato da 10 punti di vantaggio. In posto alto c'è Marco Nato, il taglio sotto di Gregor Fucica. Passaggio schiacciato, splendido per Marco Nato che viene stoppato fallosamente. Questo è il gioco che dobbiamo fare, questo è il gioco che dobbiamo fare. Marco Nato costringe a spendere un fallo i russi e è il terzo fallo, attenzione, è il terzo fallo di Mihailov, ci pare di poter dire, eccolo qui che viene sorpreso dalla decisione arbitrale e finalmente viene aggiornato anche il tabellone del Pala Saint-Jordi. Denis Marconato, due tiri liberi. Qui la scelta di Bielo pare essere quella di non levarlo, in realtà adesso entrerà Fetti sopra il suo posto, però era da sfruttare questa eventualità perché Mihailov è sicuramente il miglior lungo, il miglior centro dei nostri avversari. 2 su 2, che freddezza per questo ragazzo, straordinario, straordinario davvero. Denis Marconato, ottimo lavoro sotto canestro, canestro e fallo lo ha fatto spesso in questa edizione del campionato d'Europa che l'ho visto come esordiente. Stavolta 2 tiri liberi su 2, molto bene così, 26-18, ancora 8 punti da recuperare però. E qui arriva in ritardo purtroppo, ottimo lavoro per il numero 15 russo. È stato un errore di troppa generosità di Fucica che è andato a aiutare sull'uomo di Pitic che invece teneva molto bene il suo, non doveva andare ad aiutare, ha lasciato libero il suo. Nosov ci ha punito da sotto, Gregor Fucica carica, attenzione dice l'arbitro Keller che è un fallo questo di Fucica e cambio subito per Fucica, pronto a rientrare Frosini, momento di confusione abbastanza pesante per l'Italia, secondo fallo di Gregor Fucica. È stato molto furbo Babkov che ha preso posizione, si è spostato anche un po' lateralmente, vedete però poi è volato a terra, è corretta comunque la decisione, mestiere. Babkov è uno dei giocatori più esperti della formazione, classe 67, 30 anni, è stato argento all'Europeo del 93 e poi naturalmente al Mondiale del 94 di Toronto. Questo è sicuramente un momento di difficoltà, non c'è dubbio, dobbiamo riuscire a limitare i danni, cercare di non andare tanto sotto i 10 punti di scarto, perché è un momento nel quale non riusciamo a far canestro e stiamo commettendo troppi falli per contenere le penetrazioni dei nostri avversari. Intanto secondo fallo anche di Bonora, corto braccetto, incredibile. Un errore abbastanza grave di Pashutin. Eugeni Pashutin, due errori, poi non riescono nel tap-in di correzione i russi a realizzare un più 12 che poteva essere davvero pesante. L'Italia può gestire un possesso che deve essere sfruttato bene, giochiamo con calma, cerchiamo qualche buon taglio e eventualmente un buon gioco per i nostri centri sotto canestro. Attenzione, ancora un tiro da tre e stavolta con un piede dice l'arbitro Radic, dice che è da due, lo speaker grida triple ma viene dato da due, viene aggiornato ora il tabellone con i 20 punti dell'Italia da due, abbiamo visto bene l'arbitro Radic, Messina va a protestare al tavolo, viene considerato comunque da due per decisione dell'arbitro Radic questo tiro di Abbio, va bene comunque, 8 punti da recuperare.
giocano in posto alto per Kisurin, giocatore della Cibona, formazione croata, e attenzione proprio a lui, sul ferro il tiro di Kisurin, anche lui ieri è stato fondamentale nella vittoria con la Spagna, viene sporcata la linea di passaggio di Abbio, era buono l'anticipo dei russi, ancora Abbio, non si arrisca nel passaggio schiacciato a Marco Nato, chiusa la linea di passaggio e finalmente costretto al fallo il numero 14 russo Panov. Eccolo qui, secondo fallo anche per Panov, e i russi continuano anche loro a caricarsi di falli, hanno già Mihailov a 3, hanno il numero 15 Nosov, il 14 Panov e il numero 10 Babkov gravati di 2. Time out stavolta chiesto da Sergei Bielov, che evidentemente si rende conto che qualcosa possa cambiare in questo momento e che qualcosa stia succedendo. Ecco Ettore Messina, 100 partite, 4 stagioni alla guida della nazionale, un lavoro straordinario che è partito con un'edizione molto difficile, quella del 93, nono posto a Karlsruhe e Monaco di Baviera per l'Italia, poi il quinto posto già in salita, la nazionale azzurra 2 anni fa ad Atene, nazionale azzurra che manca, lo ricordiamo per i non addetti ai lavori, per i non appassionati, addirittura da 3 giochi olimpici dall'84, l'ultima volta che siamo stati protagonisti era Los Angeles, ma siamo dai mondiali dal 90, Rosario e Buenos Aires, e nell'europeo non saliamo sul podio dal 91, l'edizione di Roma, dietro la grande Jugoslavia ancora unita. Abbio in lunetta può ridurre il distacco, 2 liberi, non va il primo. Abbio per ora i 2 punti del canestro precedente, mette il secondo, meno 7, l'Italia si riavvicina, 28 Russia, 21 Italia, la transizione dal canestro subito dal tiro libero dettata da Karasyov, Panov va dentro in 1 contro 1 e segna, subisce fallo, potrà andare in lunetta con il tiro libero aggiuntivo. Abbiamo provato a marcare Panov con un lungo, Prozin in questo caso, ma effettivamente Panov è più veloce di lui, lo tira fuori dai 3 punti e lo batte, quello che non doveva fare Ale era cercare comunque l'intervento, o faceva un fallo deciso o lasciava la penetrazione di Panov e non regalava un punto in più. Frutta il gioco da 3 la Russia con i 3 punti di Panov. E siamo sotto ancora di 10, 31 Russia, 21 Italia, Abbio, dal taglio sotto esce palla in mano Davide Bonora, fa velo Frosini, poi chiama palla, spalle a canestro, non riceve da Pittis, è rientrato Marco Nato, blocca per Abbio, fuori a Pittis, da 3, bomba! È una triple molto importante per Pittis, il collante della squadra, l'uomo che ha rinunciato molto spesso a tirare per giocare al servizio della squadra, un impegno totale, e stavolta però ha messo un 3 punti d'oro. Italia meno 7, 31-24. Kisurin è pronto e riceve dal taglio contro Marco Nato che lavora bene sul post basso, un buon gioco però che ci punisce con Panov, ancora lenti nella chiusura i nostri lunghi. Sì, soprattutto Panov ci sta creando veramente un sacco di problemi con la sua agilità, con i suoi tagli, con il suo lavoro senza palla. Fino adesso il miglior marcatore di gran lunga della squadra sovietica, pur essendo uno di non grandissimo nome, 14 punti fino adesso senza neanche un errore nel tiro da 2. Splendida prova, intanto buon recupero di Abbio, penetra e scarica Pittis che poi blocca per Abbio, lo scarico sotto per Frosini, non può sbagliare, lo sbaglia invece da sotto, poi per fortuna Marco Nato recupera questa seconda opportunità, terza in effetti di questa azione, e costringe al fallo. Terzo fallo, attenzione, anche il numero 14, proprio quel Sergei Panov che ci sta facendo male con le sue incursioni da Marine. Questa è un'ottima notizia, in realtà non stiamo segnando con continuità, però stiamo costringendo i russi a fare fallo, adesso però dobbiamo mettere i tiri liberi perché siamo più o meno intorno al 50%, poco più, 60% esattamente. Adesso Messina insiste con Puchka per marcare Panov, ha levato Frosini, bisogna provare. Vale due punti forse, c'è stato un intervento, attenzione, non viene dato da due, viene dato soltanto da 1, ma c'era stato l'intervento, l'interferenza che aveva reso da 2 punti, la protesta vibrante al tavolo, al commissario Pasteris
di Ettore Messina, era da due punti questo libero sbagliato da Marco Nato, prova, e questo è davvero un colpo di follia di Kisurin, poi la transizione è settata da Bonora che scarica per Fucca, bene così, molto bene così, vediamo se danno canestro valido come chiedono gli azzurri gli arbitri, Radic, due tiri liberi. No, qui canestro valido non era. Fetisov, fallo era, secondo. Era invece senz'altro due punti prima, perché il difensore russo ha toccato la palla che ballava sul ferro, l'ha mandata dentro, erano due punti, purtroppo un errore, ci sta, gli arbitri possono sbagliare anche loro. Fucca mette il primo dalla linea. 33 Russia, 26 Italia, poco meno di due minuti al termine del primo tempo. Che sofferenza. Sbaglia il secondo, la mano di Marco Nato, non riesce il tap out di Marco Nato che intendeva servire nuovamente Fucca, peccato, restiamo a 7 punti, non riusciamo proprio a riavvicinarci. Kisurin recupera Pittis, ma l'arbitro considera che questo intervento a sporcare la linea di passaggio, un ottimo anticipo, non sia poi concluso con il recupero in campo, ma pesta la linea, dunque palla persa, peccato. Rientra Mihailov, gravato di tre falli, attenzione, giocatore del Real Madrid. Rimessa con grossa pressione e attenzione perché c'è l'infrazione, forse, vediamo, Pittis viene però richiamato dall'arbitro, no, Pittis ha chiesto spiegazioni, era alla distanza non regolamentare Pittis su questa rimessa, pochissimi centimetri da giocatore russo che si era incaricato di rimettere. Ancora il numero 4, la mente, Karasyov, palla recuperata dall'Italia, la transizione rapida, dettata da Bonora, passaggio schiacciato, arriva, arresto e tiro nel cuore dell'area di Denis Marconato che è arrivato velocissimo a rimorchio, una delle caratteristiche del suo gioco, splendido davvero, Marconato. 33 Russia, 28 Italia, 1:14, torniamo a sperare, Russia in attacco con il numero 5. Kudelin, fallo della difesa azzurra. Questa è una decisione molto discutibile degli arbitri, molto discutibile perché stanno tollerando un gioco fisico come è giusto a questo livello. È vero che hanno fischiato tanti falli anche i russi, però questo era un contatto assolutamente veniale, come si rivede bene al replay. Maier, tre falli, deve uscire, rientra Abbio. 70 secondi, tre falli per Carlton Myers. Peccato, peccato davvero, comincia ad aggravarsi a questo punto anche la situazione italiana. E mette il primo. Kudelin, Igor Kudelin, classe 72, nel 95 era il rookie, la matricola, aveva esordito in occasione delle qualificazioni all'Europeo del 95, 35 a 28, 7 punti di nuovo, 2 su 2 per Kudelin, un minuto esatto a questo punto al termine, servito Fucca, tiro sul ferro, poi la palla toccata dai russi, dicono gli arbitri, e ci concedono un possesso in attacco di platino. Abbiamo due tiri da fare noi e uno da fare i russi, cioè possiamo tenere due volte la palla eventualmente fino ai 30 secondi, quindi abbiamo un'opportunità di concludere il primo tempo un pochino più vicino. Ed è molto importante chiudere bene il primo tempo anche a livello morale. Non dobbiamo cedere psicologicamente, prova ancora da tre, corto stavolta, ma c'è un fallo su Gregor Fucca che viene spinto nel taglia fuori da Fetisov. Time out chiesto da Sergei Bielov che vuole gestire bene questo finale del primo tempo con 7 punti e palla in mano. Ma in effetti il fatto che non ci stiamo prendendo da 3 punti è tutto sommato abbastanza usuale, le percentuali di tiro da 3 nostre non sono altissime. 8 che... rimbalzi per l'Italia, 11 intanto per la Russia. Quello che invece dobbiamo fare è cercare alternative, penetrazioni con scarico, buoni servizi lunghi in movimento, e dobbiamo soprattutto impedire che i russi arrivino sotto il nostro canestro, perché per la nostra squadra subire 35, forse qualcuno in più punti in un tempo è tanto, è una quantità che ci dice che la difesa non è stata all'altezza delle sue migliori prestazioni così frequenti in questi europei. Due errori per Bonora dall'arco dei 6:25, uno su due per Pittis, questo intanto è il canestro importantissimo di Denis Marconato sul passaggio di Bonora nel momento del meno 5 per l'Italia, 0 su 1 per Abbio dall'arco dei 6:25, 1 su 2 per Carlton Myers, per l'Italia per il momento è 2 su 7 dai 6:25. 7 punti di vantaggio, possesso russo, 7 punti per la Russia. Mihailov blocca, attenzione per Karasyov, bomba di Karasyov,
e più 10 all'ultimo minuto di nuovo per la Russia, massimo vantaggio all'ultimo minuto, ultimo possesso, vediamo di ridurre questo meno 10, gestiamo bene questo pallone, Bonora per Pettis, 10 secondi, Bonora per Abbio, tira da 3 e sul tiro da 3 c'è il fallo di Abbio, dunque c'è il fallo su Abbio, dunque 3 tiri liberi per Abbio, protesta Sergei Bielov ed è fallo di Babkov, attenzione perché è terzo fallo anche di Babkov come Carlton Myers, anche Babkov ora per chiudere Abbio. Sì, come dicevamo prima, cioè, dobbiamo riuscire a mantenere questa distanza, ad avvicinarci un momento, a contenere i danni, intanto è stato un primo tempo non perfetto, soprattutto in questi 6 secondi che mancano, non dobbiamo far falli, non dobbiamo concedere tiri facili ai russi che proveranno con una penetrazione a tutto campo ad arrivare vicino al nostro canestro prima possibile. 2 su 2 e andiamo con il terzo. Non dobbiamo commettere falli in questi 5 secondi 8 decimi che mancano, non dobbiamo mandare in lunetta, dobbiamo fare attenzione però a non concedere anche tiri facili, mette anche il terzo, 3 su 3, pressione sulla rimessa e recupero di Pettis, attenzione perché c'è un intervento dell'arbitro Keller che segnala un fallo, attenzione, fallo e ci manda in lunetta questo fallo commesso all'ultimo secondo dai russi, protesta Bielov e attenzione perché è un fallo importante. Pittis ancora una volta, grande mago delle Pittis. Palle recuperate. Quarto fallo di Mihailov, è un fallo importante. Sì, è entrato sulla linea di passaggio benissimo, col talento difensivo superiore a quello di tutti gli altri nostri giocatori. Abbiamo 2 tiri liberi, però di nuovo bisogna cercare di non subire un canestro, non fare un fallo in 4 secondi che ancora rimangono. Spreca il primo, peccato. 3 secondi e 9 decimi. Un errore a canestro di Marco Nato sul rimbalzo dopo i 2 errori e 2 punti d'oro per l'Italia proprio allo scadere del tempo, 38 Russia, 33 Italia, abbiamo recuperato, incredibile ma vero, in 20 secondi 5 punti alla Russia in pochi istanti, un 3 su 3 dalla linea dei liberi di Abbio, 2 errori di Pittis e poi il rimbalzo di Denis Marconato, ancora un gigante sotto come il suo compagno Pittis, un monumento per questi ragazzi. Ma guarda, questo non è affatto casuale, i russi sono una squadra di grande talento però mentalmente un po' fragile, di questi sbandamenti ne possono avere, dobbiamo approfittare nel secondo tempo, siamo lì, siamo vicini, non è affatto compromesso nulla. E allora siamo pronti, queste le statistiche del primo tempo, le potete leggere e possono prendere nota ovviamente anche dallo studio di Roma e Milano e sulle note statistiche di questo ritmo di corsa e dobbiamo sottolineare come abbiano giocato 10 giocatori per parte, non sono entrati Kurashov e Shakurin nella Russia, Moretti e Carrera nella formazione italiana che ha preso 2 rimbalzi in meno nel primo tempo rispetto ai russi e ha realizzato purtroppo solo 11 liberi su 18 ma ha chiuso alla grande e riapre con Marco Nato che aveva chiuso splendidamente il primo tempo con 2 punti che ci riportano a meno 3, uno degli ospiti dei tanti italiani che sono arrivati qui a Barcellona per seguire questa fase finale, Gianni Politi, una sofferenza che è ormai una costante. Sì, dobbiamo ovviamente giocarcene tutte, comunque la reazione che ha avuto l'Italia negli ultimi secondi del primo tempo è la cosa che fa più ben sperare. E allora torniamo a vivere intensamente l'emozione di questa partita, un dato importante che però va tenuto presente anche per noi, quello dei falli personali, è il terzo per Gregor Fucsica. Proprio l'ultimo istante del primo tempo Mihailov ha commesso il suo 4º fallo, è stata un'ingenuità, una stupidaggine autentica commessa da un campione come Mikhail Mihailov che lo costringe a non giocare questo avvio di ripresa gravato di 4 falli, la penetrazione sulla linea di fondo, lo scarico fuori, se non vanno i tiri da 3 i russi vanno in confusione, attenzione, 3 punti da recuperare, arriva rimorchio e segna Gregor Fucsica, meno 1, Russia 38, Italia 37, 1 minuto di gioco nella ripresa e con Marco Nato e Fucsica partiamo in quarta. Sì, sono i 2 lunghi forse più adatti a giocare contro i sovietici. C'è da notare una cosa, Pittis contro Panov come scelta di Messina, Panov il russo che nel primo tempo era stato più pericoloso per noi, miglior realizzatore con 14 punti, Pittis può essere l'uomo giusto per contenerlo. Buon lavoro difensivo, l'attenzione all'uno contro uno di Ferrisov, stanno perdendo la testa i russi, recuperiamo il rimbalzo in difesa con Denis Marconato, la transizione dettata da Carlton Myers, se ne va a concludere da solo e mette dentro il sorpasso dell'Italia, 39 Italia, 38 Russia, 1 punto avanti, recuperati 10
alla Russia, vice campione del mondo. Italia 39, Russia 38, 2 minuti di gioco nella ripresa. Si scalda il pubblico russo, ma si scaldano anche gli italiani, e sono ormai alcune decine, forse qualche centinaio, presenti sulle tribune del Palace Saint-Jordi. 39 Italia, 38 Russia. Occhio alla penetrazione, fallo di Babkov, quarto fallo di Babkov, altro dato importante. Grande Marco Natto, ancora una volta si è messo col corpo in tempo sulla penetrazione di Babkov, ha preso uno sfondamento, è veramente un momento molto positivo, dobbiamo continuare a non fermarci sull'onda di questo, ecco, vedete Marco Natto come prende bene posizione, subisce il quarto fallo di sfondamento di Babkov. Ora mette Kudelin di nuovo in campo, Sergei Bielov. Italia un punto di vantaggio e possesso di palla, anche Sergio Scariolo al nostro fianco alla pelle d'oca, è un momento di grande rilevanza questo da sfruttare a pieno. Attenzione, Kartelmeier, devastante, devastante, va dentro, costringe al fallo il numero 15 russo, Nosov, e anche per lui il terzo fallo. Perché dicevamo prima, nessun giocatore russo può marcare Kalton. Se Kalton decide di penetrare, non di tirare solo da 3 punti, è costretto a fare un sacco di falli Babkov, Kudelin non lo può marcare. Mi sembra che Kalton abbia cominciato bene su questa linea il secondo tempo, ha fatto un canestro, ha preso un fallo, 2 tiri liberi, abbiamo bisogno di lui che nel primo tempo è stato un po' in ombra. Qui c'è un errore della regia iberica che non ci mostra il ferro giusto, ci ha mostrato quello opposto. Comunque arriva il secondo libero, stavolta sì, Italia più 3, recuperati 10 punti di svantaggio. Giochiamo in difesa contro il numero 14 Panov, la decisione dell'arbitro trova soddisfatto Bielov, ma ha fatto Pittis, e attenzione perché pure per Pittis c'è tanto bisogno che sia in campo, ed è il secondo fallo. Pressione sulla rimessa laterale in zona d'attacco, Karasyov dall'FS Pilsen di Istanbul, attenzione al 1 contro 1 con il tiro dalla grande distanza e bomba di Fetisov, e la sua arma letale, parità 41 Russia, Italia 41, gran partita, grande avvio del secondo tempo, recuperati anche quei 5 punti che ci dividevano dai vice campioni del mondo. Arresto e tiro, e anzi è scarico, e stavolta Champers, come si chiama in gergo, ma nessuno lo ha seguito, non si sono intesi. Kalton doveva proseguire un po' la penetrazione, ripeto, deve provare a penetrare di più e scaricare dopo 2-3 palleggi, non tirare sul palleggio dopo un solo palleggio, perché in questo modo può creare un sacco di problemi alla difesa russa. Un monumento a Marco Nato, transizione palleggio come una guardia per Gregor Fucka, 2,15 metri, amici. Gregor Fucka, un all around autentico, un giocatore che è inseguito dalla NBA, ma che ormai è pressoché certo giocherà a Bologna il prossimo anno nella Fortitudo. Paglia da sotto, Denis Marconato tagliato fuori da Nassov. Gioco controllato in attacco, 41 pari, 16 minuti, 5 secondi al termine, il blocco di Nassov per Karasyov, è costretto al fallo alto in posizione Denis Marconato. Per Denis Marconato è il secondo, il terzo fallo anche per lui. Occhio a questa situazione, Denis Marconato è un elemento a questo punto troppo importante per il nostro gioco. Pittis, attenzione all'1 contro 1, forse c'era un fallo di Panov, gli arbitri non lo fischiano, poi comunque sull'errore russo recuperiamo la palla vagante e andiamo a giocare contro la difesa schienata con Kartelmeier opposto a Karasyov. Kartelmeier, vedete che costringe al fallo Karasyov, queste sono le penetrazioni che vogliamo vedere, sarebbe bene mettere sempre a frutto anche la conclusione per un gioco da 3 eventualmente, ma va bene lo stesso perché Kartelmeier costringe al primo fallo Karasyov. Rimessa dal fondo per Kartelmeier, Pittis anticipato da Panov, rimessa in zona d'attacco, ottimo anticipo della difesa russa. 15 minuti, 43 secondi al termine, è grande basket da Barcellona, la patria di Picasso e Gaudì, l'Italia cerca il passaporto per la finale e intanto segna, subisce fallo, potrà andare in lunetta con il tiro libero aggiuntivo Gregor Fucka.
Sì, Gregor è senz'altro più vivo, più presente, gli è stata levata la marcatura di Panov che senz'altro lo aveva messo in difficoltà nel primo tempo. Rijega abbiamo fatto un grande sforzo per rientrare, addirittura andare sopra, adesso non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare a riuscire a prendere qualche punto di vantaggio perché magari torneranno momenti più difficili, ma questo è un momento favorevole da sfruttare al massimo. Assolutamente, e intanto il terzo fallo anche per Fetisov. Karasov contro Bonora, chiude il palleggio, non può più fare passi, attenzione, commette fallo perché non ha controllo in questo caso, avete visto come sia stato chiuso magnificamente dalla grande intensità di Davide Bonora che gli ha montato una guardia stupenda e poi lo ha costretto a commettere fallo, le mani dappertutto. Questa è la difesa che ha caratterizzato l'Italia e l'ha fatta diventare la squadra più amata dell'europeo da tutti, indistintamente. Si è cambiata l'intensità difensiva, abbiamo aggredito di più, siamo riusciti a non dare penetrazioni facili, abbiamo levato la pericolosità di Pano che adesso è stato addirittura sostituito da Bielov. E di conseguenza siamo riusciti a recuperare, abbiamo preso 8 punti nel giro di soli 4 minuti, continuiamo. Provano l'anticipo sulla rimessa difensiva i russi, difensiva per l'Italia con Pittis che serve Carter Myers, chiuso, si libera bene della palla chiudendo il palleggio a vantaggio di Bonora. Carter Myers, Marco Nato gioca in posizione alta, blocca per Bonora dal taglio sotto, esce e viene chiuso al momento del tiro. Carter Myers si fa sporcare questo tiro e poi attenzione perché Kudelin ci offre un assaggio della sua follia sprecando con questo tiro corto una buona opportunità, potevano giocare palla con maggiore calma con due punti da recuperare, passaggio schiacciato dentro per Marconato che poi lotta e canestro di Bonora che prende la palla dalla spazzatura e la fa diventare un palla a spicchi tutta d'oro, 4 punti di vantaggio per l'Italia. Sì, un'altra bella iniziativa di penetrazione, scarico, tutte le volte che abbiamo giocato così siamo riusciti a prendere un fallo o a fare un canestro. Un buon blocco per il tiro di Kudelin, stavolta avete visto come l'abbiano costruito benissimo e Kudelin stavolta ha avuto ragione perché ha preso il tiro giusto. E questo è un uomo da non mollare mai, bisogna seguirlo sui blocchi, bisogna che gli lunghi aiutino i piccoli, il piccolo che lo marca sui blocchi. Comunque ogni tanto ovviamente qualcosa bisogna anche concedere, importante non concedere tiri facili, far troppi falli per errori difensivi. Giocano a due, Pucca e Bonora e poi guardate chi c'è lì sotto. Ancora lui, da Treviso, Denis Marconato. Doppia cifra per lui, 11 punti. È nata una stella. La NBA può già invidiarlo. In attacco la Russia con 3 punti da recuperare. 13-33. Marconato va a chiudere su Nosov che si era liberato, isolato in attacco sotto canestro. Fetisov contro Pučka. Gran duello, sporcata la linea di passaggio sulla linea di fondo da Denis Marconato. Attenzione perché mancano 2 soli secondi alla fine dei 30 secondi, bisogna stare concentratissimi, non subire tagli dietro, magari non rischiare un anticipo. In 2 secondi i russi faranno molta fatica a fare un buon tiro. Occhio dunque a quello che viene chiamato in gergo il backdoor e attenzione anche a non commettere falli eventualmente sul tentativo di chiudere, eccolo lì, purtroppo sul tentativo di chiudere il tiro che era scontato questo tiro, Galanda purtroppo ha pagato un po' di ingenuità, un po' di inesperienza. Infatti ingenuità, inesperienza, Galanda è un giocatore di grande talento, ovviamente ha poca dimestichezza con questa pressione, però siamo lì insomma, siamo avanti. Sopra ancora, Cara se fa 3 tiri, ma se la stiamo giocando, ormai la partita è ritornata proprio su un piano di equilibrio. Dall'Efes Pilsen di Istanbul, 2-2 Karasov e ora ha il terzo tiro libero per pareggiare, il fallo di Galanda tremendamente utile per la Russia perché fa 3-3 e pareggia il conto. Tra l'altro vogliamo sottolineare come fra i movimenti del mercato internazionale Karasov abbia firmato proprio in questa estate per l'Alba Berlino dove andrà a sostituire quel Sasha Obradovic che sarà la stella di Roma della Telemarket l'anno prossimo e che è stato determinante oggi nella vittoria della Jugoslavia contro la Grecia. Davide Bonora esce dal blocco di
Galanda, va bene anche così, costruendo eventualmente la conclusione, prende un tiro, se lo fa sporcare da tre punti, e non va bene se però con la mano in faccia, in questo caso Carter Myers è andato a forzare, non dobbiamo perdere la testa. Kudelin finta il tiro, non abbocca alla bluff Carter Myers, duello da scintille fra Galanda e Fetisov e fallo della difesa a Carter Myers. Attenzione, quarto fallo e corsa sulla sedia del cambio di Abbio, mandato immediatamente a sostituire Carter Myers, gravato di quattro falli, e dobbiamo cercare di costringere a questo punto qualche russo a commettere questi benedetti quinti falli. C'è in questo momento la coppia gravata di 4 in panchina, ma ce ne sono altri 3 gravati di 3, e attenzione perché segnano il nuovo vantaggio i russi sul recupero in attacco sotto canestro. 49 Russia, 47 Italia, 2 punti da recuperare, 12 minuti e 15 al termine. Pittis per Marco Nato, si gira, tira, non fa canestro, poi Galanda non riesce sul tagliafuori ottimo dei russi a strappare il pallone in attacco, beffato in questo caso da Kissurin. Occhio, 12 minuti scarsi al termine, Russia che può gestire il possesso con 2 punti di vantaggio, splendido movimento ma non altrettanto la conclusione di Pashutin, rapida transizione e canestro del pareggio di Alessandro Tiramolla. Abbio, 8 punti, quadrato di spalle Pittis, ma a segnare è stato Abbio. Molto importante che Abbio stia bene in campo, giochi bene, perché Myers ha 4 falli, non è in una delle sue migliori giornate, credo che Abbio avrà molti minuti da adesso fino alla fine. Fallo in attacco, palla recuperata per noi. 8 punti per Abbio, questa è la protesta di Sergei Bielo, la leggenda del basket russo. Primo fallo commesso da Kudelin, Igor Kudelin, 11 minuti 24 secondi, è la semifinale del campionato d'Europa, l'Italia sfida i vice campioni del mondo. Un passaggio un po' arrischiato per Riccardo Pittis, un gioco alto basso forse sporcato dai russi, ma comunque è troppo rischioso quel passaggio di Giacomo Galanda, e anche lui è giovanissimo, deve pagare un po' questo scotto. La palla era arrivata, è stata qualche protesta su questi palloni, sì, anche da parte della nostra nazionale, un po' tutti si sono lamentati, scivolano facilmente, comunque lo svantaggio è per tutti. In ogni caso Kudelin tira da tre e non trova il siluro dall'angolo, rimbalzo sul tagliafuori difensivo degli italiani per Riccardo Pittis, e poi detta lo schema Claudio Coldebella per Abbio, sono stati compagni di squadra alla Virtus, oggi Kinder Bologna. Marco Nato in posto alto per Pittis, giriamo intorno al perimetro il pallone, il taglio di Galanda, prova un tiro frontale, aveva preso un buon tiro Marco Nato, peccato, siamo quasi alla metà della ripresa, peccato, potevamo essere di nuovo in vantaggio. Penetra e scarica centralmente Karasiov, poi imposta la nuova azione d'attacco, non riesce a stopparlo Marco Nato, vantaggio Russia, 10 e 20 al termine, Russia 51, Italia 49, c'è ancora molto da soffrire. E naturalmente è la caratteristica di questo sport che ha il maggior numero di federazioni del mondo e che speriamo possa avvicinare, grazie anche a questo campionato d'Europa, tanti altri giovani e meno giovani. Il basket è uno sport che emoziona, diverte, piace in tutto il mondo, e vogliamo ricordare una frase di una grande stella del cinema, mentre Karasiov ha commesso il terzo fallo, Woody Allen, che ama ripetere molto spesso che nulla lo diverte e lo rilassa più di una partita di basket. Certo, si può rilassare anche con la tensione a mille. Questa è una partita divertente, sicuramente rilassante, mica tanto, ancora equilibrio. Per chi è coinvolto. Certo, momento chiave, perché la Russia ha rimesso Mikhailov, già ha levato la palla dal ferro, mentre l'Italia cerca di rimettere Fucca al posto di Marco Nato ha sbagliato il secondo tiro libero, quindi Fucca non può entrare. Giusta la decisione di Köhler, si è spostato lateralmente, è uscito dal suo cilindro, come viene definito in gergo, la posizione difensiva corretta, Alessandro Abbio, primo fallo comunque per Abbio, Russia 51, Italia 50, rimessa in zona d'attacco dal fondo per Kudelin, attenzione, sporcata la linea di passaggio su questa rimessa, ancora 30 secondi per l'azione d'attacco.
Adesso abbiamo abbastanza assestato la difesa, che infatti ha subito solo 13 punti in 11 minuti. Dobbiamo riuscire a trovare qualcosa di più in attacco, o con i giocatori che sono in campo o con qualcun altro di quelli che sono in panchina adesso, che fino adesso non sono andati benissimo. Cercare anche di sfruttare i problemi psicologici di Mihailov, gravato di 4, Kudelin forza il tiro da 3, trova la bomba, tripla di Kudelin. Degna del miglior Picasso questa pennellata, stavolta però in uscita da un blocco ha costruito bene questo tiro, di nuovo più 4 la Russia. Kudelin adesso è il panov del secondo tempo, cioè l'avversario che non stiamo riuscendo a marcare in nessun modo. Fucsia, gli viene strappato il pallone sul passaggio dall'angolo di Goldebella, corto, attenzione, attenzione, la Russia vuole riprendere il vantaggio e vuole piazzare un break che a questo punto potrebbe anche essere tremendo, difficile da recuperare, attenzione, finta il tiro, poi Pittis interviene e commette fallo su Mihailov. 4 punti da recuperare, 9 minuti e 5 secondi al termine per Riccardo Pittis, è il terzo fallo personale, cambio per lui, cambio anche per Galanda, entra Frosini in campo, dunque Bonora, Coltebella, giochiamo con i due playmaker, abbiamo già provato, abbiamo già sperimentato questa soluzione con i due play di ruolo in campo contemporaneamente. Adesso c'è Abbio su cui per migliorare Abbio la prova, circolazione di Abbio prova a fermare Kudelin, che è eccolo qui, un pallone recuperato in difesa, bravo Frosini sulla palla vagante, mani rapide in questo caso, la transizione dettata da Coltebella che poi scarica per Fucsia, spalle a canestro, cerca la posizione, corta la conclusione da sotto, poi Coltebella non riesce a strappare l'imbalzo difensivo. 8 e 35 al termine, 4 punti e palla in mano per la Russia. Kudelin, Tarasov, salgono Mihailov e Gissurin, chiuso bene, ma attenzione Mihailov sotto, 6 punti di vantaggio Russia, Mihailov dal post basso, segna, eludendo l'intervento in chiusura dei lunghi azzurri, doppio cambio pronto per Pittis e Marconato, proveremo a giocare probabilmente con i tre giocatori di Treviso ancora, che ci hanno dato frutti splendidi nei giorni scorsi, in questo finale terribile. Penetra e scarica per Abbio, Coltebella, il tiro di Abbio sul ferro, attenzione perché stiamo perdendo di nuovo il senso della misura. 7.45, dobbiamo mantenere la calma. Frosini su Mihailov, Mihailov non si arrischia sul tiro, prova a sporcare la linea di passaggio, Coltebella, arresto e tiro e canestro del più 8 di Zakhar Pashutin, 23 anni, ci brucia con questo canestro, il primo della sua partita. Pashutin non ha avuto molto spazio nei giorni scorsi, dal lato nord di Saratov per noi, pochi secondi di pausa, 7-0 Russia, tremendo, 8 punti di vantaggio. Ma è un momento veramente Centio, lo sport. Sergei Bielov in panchina per la Russia, 7 minuti 35 secondi, Ettore Messina, Italia che ha subito un parziale tremendo di 7-0, 3 point shot, tiri da 3, 6 su 13 per la Russia, che però non ha avuto soltanto bisogno di questi tiri da 3, ma ha saputo giocare bene la palla in attacco e sfruttare qualche lacuna italiana. Totale rimbalzi 18-17, ma vuol dire poco in questo momento, 8 punti 8 da recuperare. Ci avviciniamo alla mezzanotte, sarà una mezzanotte di fuoco a questo punto, 7.30 da giocare, è ancora lunga comunque, bisogna crederci fino in fondo. Buonora, dal taglio esce Carter Myers, rientrato in campo con Denis Marconato e Riccardo Pittis, il trio Benetton con Myers e Fucsia. Controllo di palla di Myers, difesa bene la palla e poi però l'errore di Pittis sta sotto. E peccato, peccato. 7 minuti alla conclusione, 8 i punti da recuperare. Si fa sempre più difficile, si fa sempre più problematica la rimonta dell'Italia. Questo parziale non ci voleva di 7 punti consecutivi. Russia sta gestendo bene, attenzione a Karasov, non va il tiro pesante. Gregor Fucsia recupera un rimbalzo importante. Ha tagliato fuori Gissurin. La transizione
la chiusura, il canestro da Bonora. Marco Nati, sì, adesso Messina è ritornato al quintetto migliore, rischiando Myers con quattro falli, tenendo in campo Marco Nato. C'è tempo per recuperare, però dobbiamo ritornare a non concedere tiri facili ai russi, perché nel momento in cui abbiamo difeso forte siamo riusciti a far contropiede e a recuperare qualche canestro da sotto, noi fino adesso non abbiamo fatti tanto. Kudelin ci regala questo pallone con un tiro incredibile da 8,5 metri, la transizione rapida di Bonora che va a concludere, sporcata la conclusione di Bonora, ma vediamo di gestire bene ora questa rimessa dal fondo. Davide Bonora, il playmaker campione d'Italia, cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna. Davide Bonora sognava di vincere uno scudetto alle elementari, lo scriveva nelle sue composizioni di bimbo. Myers sfrutta il blocco di Marco Nato, arresto e tiro e canestro, meno 4, possiamo tornare in partita. 58 Russia, 54 Italia, 6 minuti al termine, è ancora lunga amici, è ancora lunga, 6 minuti al termine. Kudelin ci ha regalato quel pallone con una forzatura che grida vendetta per la Russia, Mihailov non sa che fare, poi blocca per il numero 12 Pashutin, ora difendiamo bene, Mihailov spalle a canestro, si gira e tira su Marco Nato, corto, Marco Nato cattura il rimbalzo, non ha voluto forzare l'uno contro uno, non si è arrischiato per non commettere il quinto fallo, dobbiamo sfruttare anche questa limitazione psicologica che ha indubbiamente il lungo del Real Madrid. Gioco per Carter Myers, vediamo di non forzare, Pittis per Davide Bonora, 10 secondi per concludere, Bonora può scaricare, lo fa per Fucica, tiro da 3, di Fucica è sul ferro, peccato, 5-13, abbiamo chiuso a 5 secondi dal termine dei 30 regolamentari, abbiamo avuto problemi nella circolazione di palla a costruire un buon tiro. 4 punti ancora da recuperare, soltanto 5 minuti da giocare, fallo di Fucica su Karasyov che va a concludere ma era gioco fermo. 58 Russia, 54 Italia, 4,59 al termine, quarto fallo per Gregor Fucica e cambio, Sergei Bielov richiama in panchina Kissurin che non ha offerto un gran contributo e rimette uno dei suoi gioielli, Fetisov, gravatosi di 3 falli ma sicuramente un uomo che in questi 5 minuti decisivi sarà molto importante per la Russia. Karasyov mette il primo dalla linea, di nuovo 5 punti da recuperare, fa un po' di stretching in campo Fetisov, cerca di riprendere la condizione ideale, 6 punti di nuovo da recuperare, 4,55. Pittis, buona difesa della Russia, non ci permette nessuna conclusione facile. Carter Myers prova da 3, bomba! Bomba di Carter Myers! Straordinario Carton, trova un siluro, una triple nel momento più delicato della partita, meno 3, 4,30 al termine, meno 3, 60-57, trova il varco, poi viene chiuso per fortuna da Bonora, attenzione al tiro di Fetisov dalla grande, lottano sulla palla vagante, la catturano con Karasyov, i russi, seconda opportunità consecutiva per la Russia, peccato, 4,15 alla conclusione, 4 minuti, 15 secondi ancora, Karasyov esce dal blocco di Fetisov, palla in mano, poi fallo in attacco, palleggiato su un piede, infrazione in attacco, Bielov protesta, ma questo ennesimo regalo di Igor Kudelin lo prendiamo con molto piacere, 4 minuti alla conclusione, 3 punti da recuperare, nel possesso, questa è la zona Myers, si può riaprire la partita, questi sono i minuti nei quali la classe di Carlton, la sua capacità di giocare uno contro uno, il fatto che gli altri abbiano già 8 falli, quindi che sono 2 tiri liberi ogni volta, possono aiutare Carlton a essere decisivo nel finale di partita come spesso è stato nella sua carriera. Carlton Myers mette il primo, Carlton Myers ha l'opportunità di portare l'Italia a meno 1, 60-58, lo mette, 60-59, 3,50 alla conclusione, Italia meno 1, da 58 a 50 con quel parziale di 7-0 per la Russia, l'Italia ha costretto a 2 soli punti in 2 minuti e mezzo la Russia e ha realizzato invece 9 punti, 9-2 il parziale per l'Italia. Pallone recuperato da Myers e fallo su Carlton Myers. Grande recupero. C'è una cosa decisiva anche qui riguardo di Pittis,
Dopo aver fermato Panov, Messina ha messo Pittis su Kudelin, che era il giocatore che ci aveva dato più problemi. Pittis è riuscito a levare dal campo anche Kudelin, adesso l'ha levato dal campo anche Bielov sostituendolo, e di nuovo Riccardo Pittis decisivo in un break della nostra squadra. È salito di un metro in elevazione, all'esplosivo nelle gambe questo ragazzo Carter Myers, stella della Team System Bologna. Non mette il primo, può comunque pareggiare, attenzione, può comunque pareggiare, sarebbe per l'Italia comunque importantissimo. Mette il secondo, parità, partita riaperta, 3:30 la conclusione, 60 Russia, 60 Italia, gioco con ritmo controllato dei russi che ora non vogliono forzare ovviamente. Siamo entrati nella fase che decide, 3 minuti e 15 ora, soltanto 12 secondi per l'azione d'attacco dei russi che non forzano. Babkov è rientrato, ora tutti in campo, i giocatori gravati di 4 palli per la Russia non riescono a costruirsi un tiro, attenzione Babkov scarica per Fedisov da 3, non va il tiro, e poi Denis Marconato difende il canestro con grande abilità, taglia fuori Mikhailov che non può commettere il quinto fallo e quindi è molto attento sul taglia fuori. Meno di 3 minuti, possesso per l'Italia sul 60 pari, con in campo Bonora, Pittis e Marconato, e insieme a loro Carter Myers e Fucka. Marconato, semigancio, Italia avanti, 6-2, 6-0, inquadrato Ettore Messina, ancora lui, Denis Marconato, 14 punti, Italia che ha piazzato 12 punti contro 2, 12-2 il parziale. Mikhailov non forza il tiro, Babkov, Carter Myers fa bene a non commettere i falli, arriva la chiusura, sotto, Fucka, palla che viene toccata da Fucka e concessa dall'arbitro Radic che era sulla linea di fondo per la rimessa in zona d'attacco della formazione russa, i vice campioni del mondo, gli uomini che hanno avuto l'onore di sfidare nella finale dell'ultimo mondiale di Toronto il Dream Team americano, seconda versione, 2-22 al termine, una partita... Questo è un possesso veramente tremenda, importante, perché mancano 11 secondi alla fine dei 30, 2:22 alla fine della partita, è partita in equilibrio, speriamo di non riuscire, di non concedere un fallo o un canestro facile in questi 10 secondi che mancano i russi. Abbiamo degli elementi giovani come Bonore e Marconato, ma che ormai hanno un'esperienza fantastica e vediamo di giocare dunque da veterani. Come sanno fare? Bonora sulla linea laterale, chiude Karasov e lo costringe a perdere palla. Karasov, nonostante la sua grande esperienza, 26 anni, 2:10 al termine, è quasi mezzanotte, l'Italia 2 punti di vantaggio e palla in mano. Siete collegati in diretta con il Pala San Jordi di Barcellona. Carter Myers carica, attenzione, la palla vagante, ultima a toccare il russo, dunque il recupero corretto della nostra metà campo di Riccardo Pittis che supera velocemente la metà campo. Da tirare, 2 secondi, Bonora chiude con una conclusione che viene recuperata da Fucka, segna Fucka, esulta la panchina italiana in piedi, tutti in piedi, tutti in piedi, il dottor Vianello, Ivone Michelini, Geppia e Piccin, Messina che consuma la linea laterale, più 4 per l'Italia, 14-2 di parziale. Non trovano Varchi, Mikhailov spinto, fallo nettissimo, giusta la decisione, fallo di Riccardo Pittis. Un ottimo fallo perché Mikhailov, che non è un grandissimo tiratore di tiri liberi, rispetto a un canestro sicuro, dovrà andare in lunetta, mettere 2 tiri liberi con la sua squadra sotto di 4, a 1:27 dalla fine, non sono tiri facili. Ancora una volta Riccardo ha fatto la scelta difensiva giusta anche se ha fatto il quarto fallo. 19-28 per ora in questa 30ª edizione del campionato d'Europa per Mikhailov che segna il primo. Il lungo del Real Madrid, Mikhailov, riporta meno 3 da Russia che sblocca quota 60, corto il secondo, conferma di non avere mano felice nei tiri liberi. 3 punti di vantaggio, 80 secondi, 80 secondi ancora ed è mezzanotte precisa. Italia in attacco, Pittis esce dal blocco di Marconato, granitico come sempre Carter Myers, vediamo di costruire un buon tiro, magari con una soluzione in uno contro uno di Carter Myers, ora soltanto 5 secondi, deve tirare Marconato, lo fa, non va, e il recupero di Bonora, palla in mano l'Italia sul tocco di Fucka, fondamentale, ultimo minuto, giriamo la palla, 50 secondi, 3 punti di vantaggio, palla in mano per l'Italia. Bonora,
tutti in piedi dalla panchina azzurra, grande sofferenza, grande pathos in questo finale di partita. Davide Bonora per Riccardo Pittis, soltanto 8 secondi per concludere, Pittis forza il tiro da 3, viene stoppato sul ferro, attenzione, Pittis interviene e commette il quinto fallo, Riccardo Pittis commette il quinto fallo a 30 secondi esatti, peccato, peccato, Sergei Bielov inquadrato, due tiri liberi, la Russia. Allora, qui ci sono 3 punti di vantaggio per noi, 2 tiri liberi per i russi, e Pittis fuori con 5 falli. Pittis ha fatto un tiro che non c'entrava di sicuro, prima il gioco prevedeva che Myers uscisse dai blocchi, bisogna avere pazienza per aspettarlo, costruire un uno contro uno, una penetrazione eventualmente con scarico per un lungo, o cercare di costringere al fallo sulla penetrazione. Però adesso quello che conta è che abbiamo, dobbiamo prendere il rimbalzo e mettere bene in campo la palla, poi forse ci sarà una serie di falli sistematici da parte delle due squadre, avere la mano ferma nei tiri liberi, ecco, forse i tiri liberi giocheranno un ruolo decisivo nel risultato di questa partita. Per la Russia in questo campionato d'Europa non è andata in maniera eccellente dalla linea dei liberi, 99 su 161 fin qui, per l'Italia è andata poco meglio, in effetti 123 su 170 con il 72%, appena un 6% in più. Abbiamo avuto un paio di partite dove è andata malissimo, ma comunque 30 secondi e attenzione, potrà essere decisa anche dai falli sistematici questa partita. Intanto andiamo a vedere che cosa riescono a fare con questi due tiri liberi russi, che devono recuperare 3 punti. In campo c'è Appio per Pittis, con Bonora, Carlton Myers e Gregor Fucsica. Si sta giocando l'accesso alla finale del campionato d'Europa, l'Italia contro i vice campioni del mondo. Fetistow in lunetta, mette il primo, 6-4 Italia, 6-2, e il numero 14, Panov, scusate, e non va il secondo, attenzione al rimbalzo, tac tacco dei russi, attenzione, abbiamo concesso un pallone, attenzione, 25 secondi, stoppato il tiro, tiro da 3, dice l'arbitro Keller, risultano i russi. Drammatico finale, tiro da 3, possono passare in vantaggio i russi a 23 secondi dal termine. Quinto fallo anche per Gregor Fucsica sul tiro da 3. Qui c'è, ci sono due tiri lì, Koller ha fatto segno, due tiri liberi, fallo dopo il tiro, quindi ci saranno solo due tiri liberi. Protesta ora la panchina, vedete? Il fallo è, oddio, forse qui dopo l'interpretazione degli arbitri. Dicono ancora dopo il tiro, insistono e spiegano. Bene. Dunque soltanto meglio due tiri così, liberi. Meglio così, ma dobbiamo fare attenzione comunque. Ma dobbiamo fare attenzione comunque. In caso di errore non dobbiamo concedere, come abbiamo fatto adesso a 30 secondi, la palla. Bisogna rimettere anche in campo bene la palla contro la prevedibile difesa aggressiva dei russi. Va il primo. E ora vedremo se ci faranno tirare o se commetteranno subito fallo, costringendoci ad andare in lunetta in caso di 2 su 2. Non va il secondo, rimbalzo per l'Italia. Fallo segnala l'arbitro Radic su Appio, ma è ancora lunga, 21 secondi, soltanto 2 secondi hanno fatto scorrere i russi, ora ricorrono ovviamente al fallo sistematico, ci sono elementi che possono ancora commettere dei falli non gravati di 4, in questo caso Panov, per lui è il quarto. Dicevamo prima dei tiri liberi, sono decisivi, la partita è arrivata sul piano del perfetto equilibrio, quasi perfetto equilibrio alla fine, chi avrà la mano più ferma dalla lunetta vincerà. È degno davvero del miglior Hitchcock questo finale. Appio non mette il primo, esulta la panchina russa, un punto di vantaggio Italia, un tiro libero, Appio mette il secondo, 2 punti, però attenzione, un tiro pesante, attenzione anche a non commettere fallo su un tiro pesante. Karasyov va dentro, scarica, palla recuperata da Carlton Myers, fallo, forse antisportivo, vediamo che cosa decidono, non lo danno antisportivo, poteva essere due tiri liberi rimessa dal centrocampo. Protesta la panchina italiana, guardate il recupero di Carlton Myers, chiudo a sandwich da Babkov e sì. Kudelin. Quello di cui parlavamo un po' di tempo fa, i russi sono fortissimi individualmente, tatticamente sprovvedutissimi, mancavano 20 secondi alla fine, Karasyov ha provato una penetrazione che non aveva nessun senso in quel momento, ha buttato via la palla, bravissimo Myers a entrare sulla linea di passaggio, adesso dobbiamo riuscire a metterne almeno uno per poi avere noi la possibilità di fare un fallo e impedire
la scelta del tiro da tre ai nostri avversari. Se Maier riuscisse a metterne solo due, avremo veramente un piede e mezzo in finale. E ovviamente diventerebbe anche molto difficile la circolazione di palla per cercare un buon tiro con il peso enorme psicologico, quell'autentico macigno da sopportare a 10 secondi. Siamo anche che se ci dovessero essere due mani nelle quali mettere la palla per i tiri liberi, abbastanza fredde nel senso della freddezza nell'esecuzione di tiri liberi importanti, queste probabilmente sono proprio le mani di Myers, dalle quali dipende veramente un risultato storico per la pallacanestro italiana. 12 secondi, immaginiamo anche l'emozione a casa. Carlton Myers mette il primo, più 3 Italia, 66 come ieri, 63 Russia. Mette anche il secondo, più 4, attenzione a non commettere falli su eventuali tiri scoccati, con buona mano da 3, tira Babka, può tirare anche da 3, 2 secondi, segnano forse da sotto, è finita, l'Italia è in finale al campionato d'Europa, 30ª edizione, esulta Messina, esultano gli azzurri, è sicuramente sul podio l'Italia, 67 a 65, battuti i campioni, i vice campioni del mondo, tante